Buongiorno amici dello Zoccolo Duro, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Oggi si parla di strategia, strategia, la strategia dei campioni, come chi ha il potere mantiene il potere. Ragazzi miei, bisogna parlare anche di questo nel calcio perché è fondamentale. Una strategia che peraltro il Milan non ha mai utilizzato, mai. Nemmeno nei tempi d'oro, nemmeno nei tempi di Berlusconi. Il Milan è sempre andata per la sua strada, no? Ha sempre cercato i campioni con uno scouting, oppure prendeva dei campioni affermati comunque al di fuori. E forse è per questo che abbiamo vinto 7 Coppe Campioni, ma come scudetti, siamo indietro. Siamo molto indietro rispetto a quello che è stata la nostra storia e rispetto a quello che è stato il reale valore del Milan, no? Siamo molto indietro perché? Perché nel campionato le avversarie sono molto visibili, cioè tu sai con chi te la stai giocando e la casualità viene meno. In che senso casualità? Nella Champions League, quando tu vai a giocare, devi essere forte, devi fare un calcio di un certo tipo, poi anche l'episodio aiuta, però tu non è che puoi sapere dove giochi, contro chi giochi, in che periodo ti trovi quando giochi con una determinata squadra, no? Tu devi essere in forma nelle partite decisive e quindi la Champions League è un mondo a sé, è completamente un torneo diverso. Il campionato, invece, il campionato è molto più leggibile, è molto più pronosticabile e una cosa che il Milan non ha mai fatto, ma che le altre fanno e adesso le analizziamo, a partire da Marotta, Juventus, Inter, eccetera, è avere davanti a te le competitor, le avversarie. Perché il Bayern vincono sempre loro? Vanno dalla diretta concorrente e gli prendono il giocatore migliore. Adesso ultimamente hanno strapagato Nagelsmann, ma perché l'hanno strapagato? Non è tanto il valore dell'allenatore, che è un ottimo allenatore, ci mancherebbe, ma chi è la rivale del Bayern Monaco adesso? La competitor, che poi competitor è a 10 punti di distanza, eh? Però la prima competitor del Bayern Monaco qual è? Il Lipsia. Perché Lipsia è lì? C'ha un campione, un fuoriclasse che la fa venire fuori? C'ha diversi giocatori buoni, ma la forza reale dell'Lipsia era l'allenatore Nagelsmann. Ok? Quindi anche se il Bayern è più forte, ha più potere, vince comunque il campionato con 6, 7, 8, 10 punti di vantaggio, va a prendere l'allenatore dell'Lipsia e lo distrugge. Lo distrugge perché adesso Lipsia dovrà prendere un nuovo allenatore, dovrà ricominciare, dovrà ripartire e quindi ammazza sul nascere già le concorrenti e mantiene il suo predominio negli anni. Per quello magari serve spendere anche quel soldo in più per ammazzare direttamente le tue avversarie. Le ammazza ancora prima che tirano fuori la testa. Già non gli dà modo di nascere. E lo stesso fanno qua in Italia. Di solito l'ha sempre fatto la Juventus. Vi ricordate gli acquisti di Higuaín dal Napoli, di Pjanic dalla Roma? Cioè, quando c'è un'avversaria forte, boom, arriva la Juventus. In Italia fai più fatica a farlo, soprattutto con Milan e Inter, perché Milan e Inter difficilmente si fanno così mettere i piedi in testa dalla Juventus, però perché adesso vuole venire a prendere Donnarumma, per esempio. Non è solo una questione del valore del portiere Donnarumma, è una questione che tu dai un'ammazzata a una tua che oggi magari non è una tua concorrente, ma sai che ha le potenzialità per diventare una tua concorrente. Tu subito, bam, la stronchi subito. Subito, via, spazzata via. L'Inter ha fatto la stessa cosa. L'Inter
Da dove è iniziato lo scudetto dell'Inter? È andato a prendere Marotta. Quello è stato il primo acquisto. È andato dalla Juventus e ha preso Marotta. Poi è stata colpa della Juventus che l'ha voluto mandare via perché ha cambiato scelte. Ma abbiamo visto i risultati. Abbiamo visto. Quindi è andata a prendersi Marotta. Non c'è riuscita il primo anno perché comunque il divario era tanto. Secondo anno vanno a vincere il campionato. La Juve si è un po' autosuicidata, dando via Marotta, dando via Allegri e quant'altro. Infatti adesso lo rivogliono, giustamente. Tutti gli Allegri vattene, mi piacerebbe incontrarli adesso, quando io dicevo già ai tempi, però... Sai, il te l'avevo detto poi suona sempre male, suona sempre come se sei antipatico, no? Non che sei un competente di calcio, no, suona che sei un antipatico. Uno te le dice prima, le cose poi succedono e sei un antipatico, no? Forse sei un competente di calcio, però... Detto questo, adesso la Juve cosa sta pensando per riprendersi subito il predominio dall'Inter? Sì, il ritorno di Allegri, e va bene, perché comunque devi avere un allenatore, non è che potevi continuare con lo stagista. Ma la mossa giusta per vincere l'anno prossimo è proprio quella, ma non solo l'anno prossimo, nei prossimi anni, andarsi a prendere Marotta. Adesso che la società forse vende, forse non vende, e c'è un po' di incertezza, eccetera, e lì le mosse sono due: o prendi Conte o prendi Marotta. Quindi per detenere il potere per il futuro, quello vale più dei giocatori. Se tu vai a fare una mossa di quel tipo, gli vai a togliere Marotta o a togliere Conte, gli hai dato una bella mazzata. Magari non vinci subito l'anno prossimo, ma entro due anni vinci. Perché quella è la strategia di mantenimento del potere, la strategia del campione che vuole vincere sempre lui, sempre lui, sempre. Non vuole dare spazio nemmeno alle rivali, non vuole dare proprio adito, non vuole dare nessuna possibilità. Adesso ci sono queste voci, ancora sono molto sottobosco, ma ci sono queste voci, si parla anche di Giuntoli. Ma non sarebbe la stessa cosa, e non sta solo nelle capacità, penso di averlo spiegato. Quindi secondo me la Juve, per come la conosco io, proverà l'affondo, e lì poi diventa una questione di soldi. Cioè il fatto di prendere o non prendere Marotta non è che c'è l'amore, ci sono i colori, ci sono le bandiere, viene fregnunt. Lì è solo una questione economica. Quando la questione è economica, lì voglio vedere adesso questa battaglia, se davvero la Juve ha intenzione. Invece di spendere 10 milioni per Donnarumma, se fossi la Juventus, dato che c'hai già Szczęsny, io andrei a prendere Marotta. Se prendi Conte, vinci già l'anno prossimo. Cioè, proprio tu gli togli Conte, l'anno prossimo non vincono lo scudetto, però... Potrebbe andare Allegri, tu gli prendi Conte, potrebbero prendere Allegri e sei fregato. Quindi ti prendi Allegri e va bene, però gli devi togliere Marotta. Perché poi se gli togli Marotta, anche Conte, quello c'ha i 5 minuti. Quello se veramente c'è la proposta dal Tottenham, come dicono, come gira voce, voce gira, se veramente c'è la proposta dal Tottenham, quello ti saluta, perché al Tottenham gli comprano un ristorante da 100 euro. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa strategia del potere e scrivetemi qua sotto perché il Milan non la fa e perché non iniziamo a farlo anche noi. Ora non abbiamo abbastanza potere, sì, però anche quando ce l'avevamo non l'abbiamo mai fatto, ma dovremmo, perlomeno il Milan dovrebbe, siccome non hai la strategia del potere per vincere il campionato oggi, ma perlomeno per la lotta Champions. Vuoi entrare in Champions League? Dove devi andare a pescare? Dall'Atalanta, dalla Roma, dalla Lazio. Prendere Luis Alberto alla Lazio oggi sarebbe un colpo d'oro, perché ti togli tanto una rivale dal Napoli, ti togli intanto una rivale per la Champions, perché togli Luis Alberto alla Lazio, magari pescare un altro jolly, ma trovare un altro Luis Alberto è difficile. Per quello quel giocatore lo puoi pagare anche di più. Lo puoi pagare anche di più, ti garantisce qualcosa in più di potere. Lo stesso se vai dal Napoli, è lo stesso.
cioè sono dirette concorrenti, è lì che devi andare a colpire, l'Atalanta, che forse è la più facile da colpire a livello economico. Quello deve fare il Milan se vuole riacquistare potere. Dobbiamo imparare in campionato ad avere questa strategia del potere se vogliamo tornare a un certo livello in campionato. Oltre lo scouting, i giovani, comprare il campionato, quello sempre. Ma il campionato, a differenza delle coppe, deve avere queste strategie. Spero di essere stato chiaro. Fatemi sapere cosa ne pensate. Iscrivetevi al canale, mettete un like.